All'eredità spunta una domanda su Cristiano Ronaldo. Alla concorrente Flavio Insinna chiede: il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire no a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa? E la domanda crea più di qualche imbarazzo in studio. Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Catherine Maiorca, d'altronde non sta vivendo dei momenti facili. E qualcuno sui social ha sottolineato la maliziosità della domanda posta dal tifoso romanista Flavio Insinna. A pensar male, come chiocciola non leggerlo su Twitter, si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. L'Hutchins Social ha infatti scritto: blastata clamorosa del tifoso romanista Insinna, non può essere un caso. Diesis Ronaldo, Diesis CR7, Diesis l'eredità, Diesis Rai via chiocciola 14 MANCIO 14. Nel corso di un'intervista rilasciata a ITV Sport, Patrice Evra ha raccontato alcuni aneddoti relativi al fenomeno portoghese, suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United. Voglio dare un consiglio a chiunque riceva un invito a cena da parte di Cristiano Ronaldo. Non ci andate per nessun motivo, non lo fate, aveva detto il campione. Una volta andai a mangiare da lui dopo l'allenamento, ero stanchissimo. Mi siedo al tavolo, e c'erano solo insalata e pollo. Solo acqua, niente bibite. Iniziamo a mangiare e credevo che dopo avrebbe portato altro. Ma niente. Virgola, racconta Evra. Tutto qui? No. Evra prosegue nel suo racconto. Cristiano finisce in pochissimo tempo di mangiare, si alza e comincia a giocare con un pallone. Mi dice di alzarmi, e di fare qualche scambio al volo, gli chiedo se posso almeno finire di mangiare. Poi lo accontento e dopo pochi minuti mi dice di andare in piscina. A quel punto mi fa: ma siamo venuti qui per mangiare, o perché domani abbiamo una partita? Ecco perché non consiglierei a nessuno di andare a cena da Cristiano. È una macchina che non vuole mai smettere di allenarsi, racconta un divertito Evra. Tornando all'eredità, questa è l'ennesima figuraccia registrata dal programma di Insinna. In questi giorni, infatti, tantissimi sono stati i casi finiti sotto gli occhi dei telespettatori. Gaff, scivoloni dei concorrenti che ogni giorno fanno finire il programma Rai su tutti i giornali. Non c'è settimana, per non dire giorno, che il conduttore e il pubblico, sia in studio che a casa, rimanga di sasso di fronte a certe risposte. Se qualche giorno fa un concorrente ha affermato che il fiume che nasce dalle Ande è la Dora Baltea, il 14 ottobre nello studio dell'eredità è calato un incredibile imbarazzo per molto meno, e c'è chi tra i partecipanti ha palesato dubbi amletici sul capoluogo delle Marche. E anche in questo caso non sono mancate bordate ironiche ai malcapitati. Qualcuno ha infatti cinguettato: tre tentativi per dire il capoluogo delle Marche, vi auguro tanta chigmea.